Proseguono le indagini a Barcellona sull'attentato avvenuto giovedì scorso sulla Rambla. Il marocchino dato per morto, autore del eccidio, è in fuga, inseguito dalle polizie di Spagna e Francia. In un primo tempo, secondo indiscrezioni arrivate dagli inquirenti iberici, si doveva far saltare in aria la Sagrada Famiglia, il simbolo storico e religioso di Barcellona. Intanto, nelle ultime ore è entrato come figura centrale delle indagini un imam di Ripoli che avrebbe preparato la cellula terroristica composta da 12 persone, tutte giovani. Intanto prosegue l'omaggio di persone e turisti sul luogo della tragedia. I reali di Spagna sono andati a visitare i feriti. Intanto forte polemica tra i ministri degli interni spagnolo e catalano. Per il primo la cellula terroristica è stata smantellata, mentre per il secondo si mette in evidenza come il tutto non sia ancora concluso. Mimmo Siena, Speciale News Web 24. La prossima settimana comincia la stagione dei ritiri per le formazioni ofantine che saranno impegnate in ben tre campionati di livello nazionale. Ad aprire i raduni sarà la Castellano Udas Basket il 21 agosto, con un roster che sarà completato nei prossimi giorni e che, secondo le ambizioni, vuole aspirare ad andare avanti per arrivare nel gota cestistico. Il 28 agosto sarà la volta della Pallavolo Cirignola per preparare lo storico campionato di B2 e il 4 settembre la Libera Virtus per la B1. Intanto è cominciata la campagna acquisti anche per l'Udas Volley. Non mancano gli ingredienti per conoscere volti nuovi e speranze legittime per una città che ha riscoperto una passione per gli altri sport dopo anni di silenzi. Mimmo Siena, Speciale News Web 24. Audace Cerignola comincia la stagione calcistica 2017-2018 con il primo turno della Coppa Italia di Serie D. I gialloblu, allenati da Francesco Farina dopo un ottimo precampionato, cominciano la loro nuova avventura contro l'Alto Tavoliere San Severo. La gara verrà disputata ad Apricena, visto che lo stadio Monterisi è in fase di manutenzione. Precampionato, dicevamo, importante, con tre vittorie, compresa quella importantissima contro una formazione di Lega Pro, il Monopoli, per 3-0. Entusiasmo della piazza, ma il clan gialloblu mantiene i piedi per terra ben serrati. Il derby provinciale servirà a testare la benzina immessa nelle gambe finora fino all'inizio del campionato, che sarà il prossimo 3 settembre. Farina dovrà rinunciare per squalifiche a Iannini e Longo, mentre resta il modulo 3-4-3 del marchio di fabbrica. Per quanto riguarda invece il San Severo, in attacco può vantare e contare sulla coppa Imbrota Formuso. La partita comincerà alle 16 con la direzione arbitrale affidata a Vanettella di Bari. Mimmo Siena, Speciale News Web 24. Prima giornata del campionato di Serie A e Juve Napoli rispondono con due vittorie convincenti. I bianconeri, dopo la scoppola della Supercoppa, battono 3-0 il Cagliari con le reti del trio Mandzukic, Dybala e Higuain. Nel mezzo il rigore sardo deciso dalla tecnologia parato da Buffon. Il Napoli va su all'anticipo serale per 3-1 contro un Verona che si sveglia troppo tardi. Le reti di Subrayen, Autorete, Milik e Gulam confermano il buon momento azzurro in attesa del ritorno del preliminare di Champions contro il Nizza. Domenica si completa il quadro, attenzione alle neopromosse. Le romane attese ad impegni ostici, la Roma ospite dell'Atalanta, Lazio riceve all'Olimpico La Spal. Per Inter e Milan sfide contro Crotone e Fiorentina. Il quadro è completato da Sampdoria Benevento, Sassuolo Genoa, Udinese Chievo e Bologna Torino. Mimmo Siena, Speciale News Web 24.